detto all'inizio, prima della pubblicità, che qualcuno già aveva sbirciato sul nostro sito nella diretta live streaming, l'ospite che abbiamo al nostro fianco. Ve lo presento, io l'ho presentato come un ragazzo d'oro, adesso scopriremo anche il perché. Si tratta di Enrico Stamato. Buongiorno Enrico. Buongiorno a te Francesco, buongiorno a tutti. Avvicinati un pochino di più al microfono. Ok, così ci siamo. Benissimo. Allora, Enrico, diciamo che partiamo da un post che hai fatto in questi giorni su Facebook. Tu sei da poco pochissimo ex calciatore, nel senso che ovviamente abbandoni un po' l'attività agonistica. Un'attività agonistica che è durata già quanti anni? Qui parliamo un po' del tuo passato. È durata 17 campionati con i grandi. Io giocavo a pallone da quando ne avevo 4, ne ho 30, quindi è stata abbastanza lunga. 17 campionati, tante maglie vestite. Sì, ho iniziato con il Cosenza, poi sono passato, il mio primo ritiro con i grandi fu nei dilettanti con il Praia, ti parlo del 2007 in eccellenza. Poi niente, Paolana, Silana, Cetraro, 3 anni in promozione, il mio paese, poi Sant'Agata, poi San Marco, Campora, Corigliano, la Calabria, insomma, diciamo la Calabria l'ho girata un pochino. La Calabria tutta. Dilettantistica l'hai girata un po' tutta e dovunque hai lasciato davvero un buon ricordo e tanti amici, perché chi ha seguito un po' la tua attività agonistica nei dilettanti ha sempre visto a fine partita, nonostante tante maglie vestite, salutare tanti avversari poi nel momento. Questa, guarda, è una cosa che mi rende veramente orgoglioso, perché il calciatore è opinabile, il calciatore lo giudichi per quello che è in campo, però il ragazzo, la persona, l'uomo che sei, le persone questo non lo dimenticano. E su questo ho fatto un buon lavoro, perché comunque in qualsiasi piazza dove ho avuto l'onore di giocare, di sudare quella maglia, ho sempre ricevuto, a prescindere dai risultati, l'applauso delle persone che venivano al campo a vedere la partita, degli ultra. La stima, il rispetto degli avversari, per me, tutti i valori che tu come persona hai riversato anche nel mondo dello sport, sono valori importanti che adesso stai per trasferire ai più giovani. Ecco, questo è uno snodo cruciale della tua carriera, parliamo sì, proprio di carriera nel mondo del calcio. Hai detto bene, diciamo che questo è stata la motivazione principale che mi ha spinto a fare questa scelta. Io, guarda, sono cresciuto veramente pane e calcio da quando ero piccolino, e attraverso il calcio io ho capito tanto che cosa significa la parola amicizia, cosa significa magari la parola rispetto, cosa significa stare in un gruppo, crescere insieme ad altre persone, condividere gli stessi sentimenti, gli stessi valori. Questa è una cosa che io dico sempre: il calciatore, lo sportivo, specialmente chi fa sport di gruppo, cresce prima rispetto magari alle persone che non praticano sport. Appunto perché ti ritrovi delle volte a cavartela da solo, o ti ritrovi a cavartela con i tuoi amici di spogliatoio. Non è che solo compagni, hai amici là. Hai amici. Dicevo, tu stai per trasferire questi valori ai più giovani, perché stai ovviamente adesso per intraprendere una nuova carriera, sempre nel mondo dello sport. Raccontaci un po' cosa c'è all'orizzonte, dove vai, cosa fai, cosa farai. Allora, diciamo che sto facendo questa cosa già da 4-5 anni, però diciamo ero più un ibrido, nel senso giocavo, mi divertivo giocando e nel poi tempo allenavi. Libero, ho fatto l'istruttore per 4 anni nella scuola calcio di Santino Mondello, che saluto. E dall'anno scorso ho l'onore di lavorare con i fratelli De Rosa per la DGS De Giorgio.
E niente, da ieri possiamo dire ufficialmente che faccio parte anch'io di questa grande famiglia. Benvenuto nella famiglia DGS. Grazie, grazie. Pensa un po' che questa cosa io non la sapevo. Niente, mi hanno affidato gli Under 13, che già comunque seguivo lo scorso anno, un gruppo di ragazzi fantastici. A proposito, salutiamo il presidente Giorgio De Rosa e salutiamo tanti, anche Stefano. Tanti saluti ai presidenti e un saluto anche a Mauro, che è stato Mauro fondamentale per questa scelta. E niente, io da un lato sono onesto, ha fatto un po' strano, un po' male, no? Lasciare le scarpette, però mettersi il fischietto al collo e stare veramente. Farei qualcosa di più grande del campo. Io... perché quando avrai la possibilità di insegnare a dei ragazzini, non solo il gioco del calcio, ma ne stavamo parlando. Ne abbiamo parlato anche con Mauro Ardizzone. Proprio il progetto della scuola calcio di GS De Giorgio è quello di non insegnare solo il calcio, ma insegnare i valori dello sport. I valori quali sono il rispetto, l'amicizia, la lealtà nei confronti dei compagni, degli avversari, dell'arbitro. Un ambiente, ricostruire un ambiente genuino che già c'è nelle scuole calcio, deve esserci, ma rimarcare ancora di più questo concetto. Prima costruiamo brave persone, poi si costruisce il calciatore. Se tu acquisisci dei valori, secondo me in campo vai anche con un altro spirito, e questa deve essere la cosa principale. Io lo dico sempre ai miei ragazzi: non venite solo al campo per imparare il gioco del calcio, ma qua si impara la vita. È una metafora, il calcio è una metafora della vita, ma della vita quella per bene. E noi istruttori cerchiamo veramente di batterci ogni giorno, ogni allenamento, quando magari facciamo, a fine allenamento si chiama training analysis, andiamo a parlare con i ragazzi di quello che abbiamo fatto sul campo, e poi rimarchiamo appunto questi valori. Mi raccomando ragazzi, andiamo d'accordo tra di noi. Ricordiamo anche che gli istruttori che seguono i ragazzi della scuola calcio di GS poi fanno anche dei corsi importanti. Tu andrai a fare anche corsi di aggiornamento di un certo livello. Sì, io ho avuto la fortuna, come ti raccontavo prima, di aver preso il patentino UEFA B, quindi di allenatore dilettante nel mio paese, a Cetraro. Quindi ho avuto questa grande fortuna e l'ho sfruttata, sono entrato e mi è andata bene, perché l'ho fatto, diciamo, sotto casa. In pratica andavo a piedi a fare le lezioni ed è stato un corso bellissimo. Anche là non è che vai, fai il corso e vai a casa. Là veramente sono nate anche amicizie, abbiamo condiviso tanto. E adesso che diciamo lavoro, mi diverto a tutti gli effetti come istruttore, ho la possibilità di andare a seguire alcuni corsi, diciamo, abbastanza importanti, dove sicuramente mi faranno crescere. E non ti nascondo che io, guarda, a 30 anni ancora un piccolo sogno lo voglio rincorrere. Mi piacerebbe, magari dove non sono arrivato da giocatore, arrivare da allenatore. Però questo non mi fa... cioè, io mi focalizzo sempre sui ragazzi. Prima loro, poi io. Poi se c'è spazio anche per me, a me un domani farebbe piacere fare l'allenatore. Ma secondo me, ecco, parliamo di corsi, parliamo di valori, parliamo di tutti riversati nel mondo dello sport. E questo ti farà sicuramente crescere ancora di più di quella bella persona che sei. Sono felice che tu sia entrato a far parte del mondo DGS, in questo anch'io caso sono felicissimo, della scuola calcio DGS De Giorgio. Ti auguro un grosso in bocca al lupo. E viva il lupo, perché per questo molti lavoro. Dicono crepa, si dice viva il lupo. Viva il lupo, perché il lupo prende i cuccioli con la bocca e li assolutamente salva. Assolutamente. Poi spieghiamo anche questa cosa. Volevo al volo ringraziare un attimo comunque la società della SD Praia Tortora, che mi ha dato veramente la possibilità, appena io ho spiegato che volevo andare comunque, volevo intraprendere questo percorso, loro comunque non ci hanno pensato su due volte, mi hanno facilitato tutto. E volevo fare un grosso in bocca al lupo ai miei amici della SD Praia Tortora per la partita di oggi, che sia una partita maschia oggi, ma sana. Ci conosciamo tutti, siamo tutti amici. Sì. Speriamo che sia un bello spettacolo. Tra l'altro il tempo pare che ci stia anche un po' aiutando.
Speriamo in una bella cornice di pubblico, una bella giornata di sport. A proposito di amici, volevo salutare, perché glielo devo, il mio ex capitano Raffaele Papa, che dopo sono invitato a pranzo da lui. Ah, quindi... beh, mi salta fa magnato un po'. Va bene, di questo noi continueremo, ne parleremo poi più avanti nel corso della nostra trasmissione. Lo faremo con Emilio Lupis di Stadio Radio. Analizzeremo la giornata calcistica sia di Eccellenza che di Promozione Girone A. E allora, Enrico, ancora una volta in bocca al lupo per la tua carriera. Siamo felici che sei entrato a far parte della scuola calcio DGS De Giorgio. Grazie. E quindi siamo anche sicuri che i tuoi valori, oltre che alla tua conoscenza come calciatore, questi ragazzi cresceranno sotto il profilo umano più che sportivo. A me interessa quello, è il primo obiettivo.